Appuntamento per 700 al Cotta Morandini per incontrare il passato e costruire il futuro. La Valpigol ospita il Chiavenna, antico rivale che torna a Torre dopo 17 anni. Diversi gli ex come Pietro Canale, salutato con stima dai tifosi, colorati e pittoreschi al seguito dei Lombardi. I torresi, dopo la passeggiata contro i Torino Bulls, sanno bene di dover alzare il livello di gioco, visto che il Chiavenna proviene dalla categoria superiore. A rendere ancora più pepata la sfida contribuisce il ritorno al Cotta da ex del tecnico sloveno Pavel Kaučić, che in valle ha lasciato un ottimo ricordo. Alex Silva, allenatore pro tempore, conferma le linee. La prima a incidere è quella dei giovani. Penna riconquista caparbiamente un disco, lo scodella Paolo Gardiol che al secondo tentativo centra il bersaglio. 1-0 e siamo solo al quarto minuto. Nella prima frazione la Valpigol mette in pista ordine e disciplina. Barozzi, portiere lombardo, è messo sotto pressione ma risponde efficacemente a Fabrizio Castagneri. Poco dopo in superiorità numerica è Alex Bertin a scaldargli il gambale. La Zaghese Tura, difensore di grande eleganza, fa risuonare il palo con un tiro dalla distanza. Al 15° Silva, con un passaggio illuminante, libera Cordin davanti porta. Barozzi dice no. Il 2-0 è maturo, ma la conclusione di Canale scheggia il montante. L'appuntamento con il gol è solo rinviato. Ingaggio vinto da Cordin, il mago Silva non si fa pregare. E sul risultato di 2-0 arriva puntuale la prima sirena. Nel secondo periodo, annullato l'inferiorità, la Valpigol passa al quarto minuto. Il merito è di Marco Pozzi, che prima coglie il palo e poi indovina l'angolo più difficile. Top scorer! Simone Armand Pilon è chiamato alla prima vera parata solo al sesto minuto. Eccolo chiudere lo specchio a Molinetti e Zani. Il Chiavenna avanza al baricentro, anche perché i biancorossi subiscono due penalità quasi simultanee, ma il penalty killing funziona alla grande. Con l'uomo in meno, non solo la Valpigol non subisce reti, ma grazie a una chiusura di Tura trasformata in oro da Silva, mette in condizioni Fefe Cordin di involarsi in solitaria. Tiro incrociato del 29 e Barozzi deve inchinarsi per la quarta volta. Un'incomprensione difensiva consente al Chiavenna una conclusione molto pericolosa. Il portierone Armand Pilon recupera in fretta la posizione e allunga il gambale. Bravo! Tutti a bere un tè caldo ora, siamo al secondo intervallo. Il terzo tempo è quello più ricco di reti. Ben 5. Marco Pozzi finalizza un'azione lineare sull'asse Rocca Canale. Gli automatismi d'attacco cominciano a funzionare. In difesa invece qualcosa da registrare c'è. Per fortuna un grande Armand Pilon, ventre sul ghiaccio, argine da campione Alex Tava. Quando attacca in velocità la Valpigola è incontenibile. Silva offre a Martina, decimo attaccante di serata, la gioia del suo primo gol con questa maglia. Tiro sul primo palo, rete. Dal replay si nota l'intervento non perfetto di Barozzi, sino a quel momento molto positivo. Il portiere Chiavennasco va un po' in crisi e Rocca, 5 secondi dopo, lo perfora un'altra volta. Se non è record, poco ci manca. Sul 7-0 il Chiavenna ci mette l'orgoglio. Un tiro sporco di Finessi sorprende Armand Pilon. Per lo shootout si dovrà ancora attendere. Attenzione però non è finita, Silva lavora un disco in balaustra e invita il tiro a Michelin Salomon. Cordin, poi premiato come migliore in pista, ci mette la stecca Galeotta. Via la ragnatela dal 7 e la Valpigol può festeggiare con il suo pubblico la seconda vittoria stagionale. Dopo il 23-1, fin troppo facile, rifilato il giovanissimo Torino, questo 8-1 contro il Chiavenna di Kaučić ci vale molto di più. Sabato riposo, si riprende il 21 ottobre con la prima trasferta ad Aosta. Silva, una partita diversa rispetto a quella contro il Torino, una partita già di hockey, si è visto comunque nei primi due tempi qualcosa di interessante, ecco, si comincia. Sì, una squadra un po' più solida, con delle basi migliori rispetto a quelle dei Bulls. Primo tempo abbiamo giocato, secondo me, veramente bene, salvo qualche sbavatura, qualche ingenuità, ancora qualche rischio di troppo. Poi siamo calati un po', ancora troppi errori, troppe ingenuità. Abbiamo perso troppi dischi perché abbiamo cercato
cose troppo difficili per il momento, dobbiamo essere più essenziali e giocare i nostri sistemi nel modo più semplice possibile, al momento, per assimilarli e poi averli pronti per quando sarà più difficile. Buona partita di un buon livello sicuramente rispetto alla scorsa settimana. Abbiamo potuto mettere in pratica gli schemi provati queste due o tre settimane di allenamento e mi sembra che il gioco sia venuto abbastanza bene, quindi siamo soddisfatti. Dai. Una delle più belle azioni, gol, partita da te, da un bel recupero difensivo con un grande lancio lungo. È una delle tue caratteristiche, la visione, cioè il ribaltamento dell'azione, la visione, l'assist lungo. Sì, ad Asiago mi hanno parecchio fatto parecchio allenare su questo, sulla visione di gioco, soprattutto perché comunque giocando con squadre che patinano, che pressano molto come un Chiavenna questa sera, che non è affatto male, è importante tenere la testa alta, riuscire ad allargare il gioco e qui per creare più occasioni dalla nostra parte.